abbiamo una esposizione incredibile, poi vi invito veramente a vederla, di macchine, di attrezzi agricoli che le ditte hanno messo a disposizione come fosse proprio un expo. Tra l'altro, io vorrei dire al sindaco di Rovigo, noi non abbiamo la pretesa di sostituirci. Energia e capacità di coinvolgimento negli altri e risorse personali importanti. E prima di lei c'è stata per un anno come una meteora, ma con grande capacità di coinvolgimento, con slancio, con passione, la preside Giuseppina Papa, che ha lasciato davvero un segno importante. E c'è stato anche in questi anni il preside Domenico Petrone, alcuni anni fa, prima della preside Papa, e prima, per cui vado a ritroso, cito il preside storico di questo istituto, che è Enzo Ottolà, che è stato dirigente di questa scuola e che è stato davvero il fulcro e il motore di questa scuola. Noi adesso cerchiamo naturalmente di portare avanti queste buone pratiche. Oggi ci ritroviamo qui e affronteremo un po' tutta la questione del nostro. Scienziato nel suo campo è una eccellenza che è un campo non solo nazionale ma anche mondiale. E quindi aversi ispirato quello che è lo spirito della ricerca, dell'innovazione continua, credo che sia stato una cosa ottima. E voi, e quindi un modo anche per oggi per ringraziare tutti quelli che hanno contribuito, i presidi che lei ha nominato, il preside attuale, tutti i presidi, anche il preside storico naturalmente che è stato qui ricordato, a tutti gli insegnanti, a tutti gli studenti che hanno avuto l'onore e che hanno vissuto questa scuola in maniera moderna. Secondo me qui si coglie un clima diverso da quello che magari caratterizza altri istituti. Qui c'è il senso di appartenenza, il senso di fare qualcosa, il senso di sentire la scuola come un luogo di formazione, un luogo proprio, un proprio ambiente. Ecco, questo è una caratteristica che si respira quando si entra, l'ho detto prima, si viene sempre volentieri qui, perché si colgono delle sensazioni che in altri posti non si colgono. Quindi è un invito a mantenere sempre questa ricerca verso l'innovazione, questa apertura verso l'ambiente, perché voi siete in qualche maniera diversi, nel senso che avete sempre costruito un istituto che già si proiettava e si collegava col mondo del lavoro e continuate a farlo. Quindi il mio augurio è che questi 40 anni vadano avanti sempre in questo spirito, quello che avete scritto. Coltiviamo l'innovazione. Congratulazioni a tutti, grazie. Seguivo ruote, frequentavo la scuola a Rovigo, però venivo con lui a Santa Apollinare. Perciò sono cresciuta con la scuola e
sua bellissima locazione nel cuore. Io però volevo complimentarmi per come avete saputo innovarla, per come avete saputo farla crescere, uso in plurale perché lei giustamente, e credo anche con molta sensibilità e di questo che ho dato, dottoressa, ha menzionato anche i suoi colleghi presidi che hanno creato, diretto e fatto crescere questa scuola, che è diventata un punto di eccellenza, un punto di richiamo, ma non soltanto per il nostro territorio, ma anche fuori provincia. E l'aspetto che mi permetto di sottolineare in questo brevissimo indirizzo di saluto è che non coltivate soltanto le competenze professionali per addestrare, per preparare i vostri allievi ad esercitare al meglio una professione nel mondo dell'agricoltura e settori collegati, ma non trascurate neppure gli altri aspetti e gli ambiti educativi. Non da ultimo, la vostra scuola è sempre presente in tutte